Buongiorno a tutti, oggi siamo sul cantiere del quartiere Primavera che comprende gli edifici di via Leopardi 161 e via Magenta 88 che vedete alle mie spalle. Sono edifici costruiti intorno agli anni 70, quindi parliamo di oltre 50 anni fa. Questi stabili nei quali vivono 143 famiglie all'interno di appartamenti di proprietà del comune necessitavano da tempo di interventi mai messi in campo e mai realizzati di ristrutturazione straordinaria. Oggi grazie a 5.800.000 euro del PNRR abbiamo avviato un'importante riqualificazione di lavori prevedendo il miglioramento sismico, l'adeguamento statico, l'impiantistico, l'illuminotecnico dell'edificio di via Leopardi che vedete qui alle mie spalle. Anche l'esterno lo stiamo riqualificando con la sostituzione dei serramenti e la formazione di un cappotto isolante. Saranno poi rifatti i citofoni e nelle zone di ingresso verranno posizionate delle telecamere collegate con il sistema di videosorveglianza del comune. Per entrambi gli edifici saranno sostituiti e adeguati tutti gli ascensori con l'abbattimento delle barriere architettoniche nei servoscala e all'interno degli edifici. In via Magenta invece, oltre ai lavori che stiamo realizzando, saranno anche sostituiti i contatori e le linee del gas con dei dispositivi elettrici, migliorando così la sicurezza e il comfort degli inquilini. Che cosa abbiamo fatto fino ad oggi? I primi interventi realizzati da luglio del 2023 hanno riguardato l'edificio di via Leopardi, questo qua alle mie spalle. Da una parte è stata formata la sala polifunzionale, che è questa qui che vedete, non so se si vede però, è questa qui all'interno, che è uno spazio comune per i residenti di Leopardi e di Magenta, dove potranno i condomini trascorrere e socializzare la sera o anche durante il giorno con i bambini. Dall'altra parte è stato avviato il miglioramento sismico dell'edificio, del sottotetto, della zona seminterrata e degli appartamenti. Sono stati anche allestiti 4 alloggi provvisori per ospitare gli inquilini durante i lavori invasivi di riqualificazione che stiamo facendo. Lo stato di avanzamento del cantiere ad oggi è intorno al 12%. Abbiamo in previsione di raggiungere il 30% entro settembre. La consegna dei lavori è prevista, la conclusione dei lavori è prevista per giugno del 2026. Grazie a tutti, vi ho aggiornato dal cantiere direttamente, vi do l'appuntamento al prossimo cantiere che sarà quello di Marzabotto e quello della scuola Forlanini.